Giovanni Damiani voleva dire due o tre cose veloci sulle cose, tra le cose da fare. Voglio ricordare che l'ACAS ha appaltato e sta per iniziare i lavori di un potenziamento del depuratore con soldi della regione, 12 milioni e mezzo della regione, di cui poi parlerà anche il presidente. Prego. Chiedo scusa, ma nella premessa la premessa di chiarificazione mi ha tolto il tempo di dare alcuni flash su cosa fare, che mi aveva chiesto. Allora, fino adesso noi non abbiamo parlato di mare, chiaro, no? Abbiamo parlato del mare come piscina, ma il mare non è solo una piscina, è uno spazio di vita, ci sta la pesca, ci sta tutto, il clima. Quindi io sono d'accordo con le soluzioni che sono state qui dette da Lino Prezioso e da Leon Broni come soluzioni immediatamente praticabili, ma ci dobbiamo dire chiaramente, se vogliamo veramente questo mare blu, che ci sono problemi aggiuntivi diversi dal trattare il mare come una piscina. Il primo problema che c'è è che la diga foranea non soltanto deflette i coliformi, ma deflette pulviscolo, presidente, la pelite è una componente ultrafine che tutti i fiumi portano naturalmente. Quantunque il fiume Pescara oggi fosse, magari lo fosse, ultrapulito, questa pelite ributtata lungo la costa la sta fanghizzando completamente. E se voi andate a vedere sugli scogli, a battere uno scoglio, si alza una polvere incredibile, no? Dentro l'acqua. Questo ha comportato l'intasamento delle branchie di tutti i molluschi, per i pescaresi, paparazze, cannelicchi, turcuette, eccetera, eccetera, che sono scomparsi sempre per i pescaresi, sastrecate, non c'è più niente. Quindi il tema di restituire al fiume lo suo sfociare ed eliminare questa perita è fondamentale. Secondo, flash, discarica Tremonti. È il principale oggi fattore di inquinamento chimico, sta scritto da tutte le parti, e 10 anni di commissariamento hanno prodotto nulla, di nulla, di nulla su questo inquinamento che arriva. Questo inquinamento è subdolo perché l'analisi chimica ti dice milligrammi in un litro, milligrammi litro, ma siccome il nostro fiume porta 50.000 litri ogni secondo, se tu tiri un filo di lana passano 50.000 litri ogni secondo, in termini di quantità di inquinamento, che è quello che interessa per il mare, soprattutto per gli inquinanti conservativi, no? È enorme. Guardate che un po' di cacca al mare non ha mai fatto niente di disturbo, lo fa solo la balneazione, ma l'inquinamento chimico e la perite sì. Da ultimo il discorso che aggiungerei, nessuno l'ha detto, Lino, il terzo stadio per l'azoto e per il fosforo. Il nostro mare è ancora troppo eutrofizzato, se lo vogliamo blu e trasparente i depuratori devono abbattere l'azoto con il processo nitro-denitro, ma anche e soprattutto il fosforo, che è il fattore limitante vero, e non ho sentito questa cosa come priorità. È già previsto nell'ambiente ed è perfetto, benissimo. Chiudo per dire al Presidente che c'è il tema delle sanzioni regionali. Se la sanzione, allora aggiungo a quello che diceva Leon Broni sui fanghi, che io che so leggere l'analisi chimica, quando andiamo a controllare molti depuratori che stanno fuori limite per i coliformi, stanno dentro i limiti o vanno in maniera perfetta per tutto il resto. Che significa questo? Significa che il depuratore va bene, ma che il sindaco, il comune, che non c'ha i soldi, sta a risparmiare, no? E l'atto finale, che è la disinfezione con l'acido peracetico, obbligatorio per legge, non lo fa. Perché costa? Marco, è vero. Oh, tra l'altro la stampa ha scritto acido peracetico, pericoloso, acido vietato dalla legge, è il più innocuo che esista e per questo è imposto dalla legge, dal 2014 è imposto dalla legge, questa è la matita che ha messo in cielo il fascismo. Detto questo e chiudo, quindi c'è il problema delle sanzioni, perché se la sanzione non mi copre, allora io come organo di controllo che autorevolezza ho, che vado a fare un prelievo, esce fuori, devo fare tutta una storia lunghissima per arrivare alla sanzione, se ci arrivo, e quello ti dice Andrà, fammi sta multa e ti mi da inquinare, no? Tanto si sa che gli copre la gestione, gli costa 7.000 euro, la multa è 3.000, no? Dice allora fammi la multa e vattene. Ecco, infine, Lucia,
esiste come unica credibile soluzione, collaudata, affermata in tutti i paesi sviluppati e industrializzati, la fitodepurazione come tecnica ecologica per risolvere l'inquinamento diffuso. Questa tecnica di fitodepurazione ha un svantaggio fondamentale, che una volta realizzato non costa niente, non c'ha costi di gestione, ha dei nemici quindi, ed è incentivata dalla legge. L'allegato 5 del DPR 152 dice che è consigliabile, la regione ci ha aggiunto la parola sempre, è sempre consigliabile. Noi ne abbiamo fatto un seminario scientifico su questo, abbiamo chiamato chi l'ha realizzato in tutta Italia, i risultati sono stupefacenti, ma la cosa più stupefacente è che quello che abbiamo ad Aielli, quando sono andati i nostri a fare un prelievo per vedere l'efficienza, a 150 metri il bar diceva: qui non ci sono mai stati impianti di depurazione, sono talmente invisibili perché sono dei suoli filtranti fatti con vegetazione naturale eccetera eccetera, che ecco, io credo che siccome è l'unica soluzione credibile che esista ed è una soluzione ecologica, oltre alla separazione delle fogne avviamo un processo di fitodepurazione in Abruzzo. Allora, intanto ringrazio il punto di vista chiarissimo che avete ascoltato, che abbiamo ascoltato. Sono competenze sperimentate nel lavoro quotidiano, da Armando Mancini, che ha fatto conoscere il punto di vista precedente quando ha dato un grande contributo al governo della città, e quello attuale come massima premura della sanità pubblica. Il punto di vista importante di Giovanni Damiani, che è una specie di decano, anche camerlengo, dell'ambiente da ritrovare, e poi naturalmente Giampiero Leombroni, che io voglio a tutti i costi che si occupi di questo intervento straordinario riguardante il ciclo idrico dell'area metropolitana di Pescara. Poi vediamo come, quando e perché. Gli amici stimati, l'ingegner Prezioso, che avete visto come sa suggerire la cosa giusta, e naturalmente anche Chicco Di Benedetto, che sta portando avanti una gestione fruttuosa alla SPA della città dell'Aquila e dei comuni di riferimento di Gran Sasso Acque. Non è vero che gestire il ciclo idrico produce debiti o soltanto camicie stirate. Nel caso di Gran Sasso Acque produce la soddisfazione dei destinatari ricevitori dell'acqua e anche una sanezza dal punto di vista finanziario e anche una sanezza sul piano dell'efficacia. Tommaso è riuscito a cucire una discussione che sotto gli occhi di tutti carica di interesse. Qual è adesso il ruolo della Regione in questi 24 mesi e nei prossimi mesi? Io ho rilevato come ciò che dovrebbe essere ordinario, perché noi parliamo della gestione di ciò che è ordinario, è stata particolarmente affannata fino a diventare un'opera ciclopica. Cioè noi abbiamo tratteggiato un lavoro di risanamento tale che ci vuole quasi o un superman o una super norma o un super finanziamento o una super condizione favorevole per fare in modo che incassiamo il ripristino di una normalità di funzionamento. Ma io vorrei dire una parola chiara circa che cos'è che è venuto meno in questi lunghissimi anni, compreso gli ultimi mesi. Allora, la capienza delle infrastrutture preposte alla gestione del ciclo idrico. Noi abbiamo rilevato qui una carenza di capienza, e guardate che mettere in campo l'adeguatezza della capienza dovrebbe essere stata la cosa più semplice, perché i soldi ci sono stati, i soldi come finanziamento pubblico non sono mai mancati. Non sono mancati quando prima c'era Sua Maestà l'Agenzia del Mezzogiorno, non sono mancati neanche quando c'erano le altre esperienze regionali o regionaliste, perché i cicli delle programmazioni che sto usando io ci sono stati anche prima, di 7 anni in 7 anni, con migliaia di miliardi di lire. Che cos'è allora che non c'è stato adeguatamente? Il dato di consapevolezza sulla fondamentalità di questa infrastruttura.
non c'è stata la consapevolezza circa la fondamentalità dell'adeguatezza delle capienze di queste infrastrutture. Ce ne occupiamo adesso, con 20 anni di ritardo, 25 anni di ritardo, facendo in modo, uno, che il depuratore di Pescara sia sottoposto ad una fotografia di insufficienza di capienza volumetrica, perché di questo si tratta. Oh, guardate, io ho fatto il sindaco in questa città e non mi occupavo del ciclo idrico perché per legge c'è la delega al soggetto dedicato, che è il soggetto gestore del ciclo idrico. Noi oggi abbiamo il depuratore di Pescara che da più parti dà luogo a manifesta insufficienza. È insufficiente in ragione del fatto che scarica presso il depuratore di Pescara anche San Giovanni Teatino, anche Spoltore, e poi quella quantità disordinata e mai divisa delle acque che derivano anche dal cielo. Fare in modo, dopo se vuoi puoi parlare anche tu, togliendoti la borsa da viaggio, fare in modo che le acque conoscano una precisazione di conduzione non è l'ira di Dio. Allora io dichiaro da Presidente della Regione che in questi 24 mesi abbiamo assegnato 12 milioni e mezzo di euro all'ACA per rinnovare, potenziare, irrobustire, efficientare la struttura attuale. E poi abbiamo anche assegnato 20 milioni di euro per un nuovo depuratore. Il nuovo depuratore di Pescara deve essere situato in un sito che presenti adeguatezza di spazio. Il comune di Pescara è alla ricerca di uno spazio funzionante che non incontri i classici no di coloro i quali ci vivono grosso modo vicini, o vicini a vista, o vicini dal punto di vista del sito abitativo. E mi pare che il comune abbia trovato questo sito, diciamo, confacente. Abbiamo finanziato anche il comune di Spoltore affinché si attrezzi un suo depuratore per una sua autonomia depurativa. E lì ci sono problemi per trovare il sito. E mi auguro che si scatti, che si determini anche una consapevolezza della pubblica opinione. Cioè la pubblica opinione su questo dovrebbe operare per la ragionevolezza delle collettività. Spoltore deve avere il suo depuratore, San Giovanni Teatino deve avere la sua convergenza a quella potenza depurativa che è San Martino. Su questo io mi aspetto che anche la stampa sospenda, diciamo, quell'attività ritenuta gioiosa di sparare anche a volte con le gigantografie delle questioni. Esiste una scommessa di questa natura, pensando che in questo modo si recuperano i numeri delle copie vendute. Non mi pare che funzioni così. Se si giudica da quando è cominciato lo spot, l'ingigantimento fotografico, ai numeri cui si è pervenuti circa le vendite delle copie, sarebbe il caso che si mettesse all'ordine del giorno soltanto il merito delle questioni. Però io sono convinto che anche quando si determina l'adeguatezza delle capienze delle infrastrutture, noi non saremo salvi, perché poi c'è bisogno anche di mettere in campo un software comportamentale dei singoli che hanno ruolo, responsabilità, scienza e coscienza. Ma quel macello che hanno fatto lungo l'asta fluviale del Pescara, con i fossi IMOF collocati alla meno peggio, sconosciuti alla gran parte delle classi dirigenti, quello è un altro tema che va messo in agenda. E va messo in agenda con una prodromicità ed una progressività di emergenza, anche qui, che richiede il ruolo della maturità della pubblica opinione e anche delle classi dirigenti. Io l'ho capito che è un fatto grave e ci lavoreremo. Al primo posto i depuratori, poi dobbiamo occuparci della separazione delle acque bianche e delle acque usate. A Tel Aviv l'acqua usata poi si ribeve, ci siamo stati con Alessandrini e Di Benedetto. L'acqua usata a Tel Aviv, in ragione della qualità del funzionamento del ciclo idrico, poi si beve, io l'ho bevuta, e non era la cicuta, che magari qualcuno che l'ha visto su Facebook mi avrebbe pure voluto augurare, era assoluto liquido assumibile. Ma dobbiamo fare in modo che i fossi IMOF conoscano una razionalizzazione, e dobbiamo fare in modo anche che non ci sia più quell'egoismo anche dei privati cittadini,
e degli imprenditori che per risparmiare qualche migliaia di euro hanno fatto alla meno peggio. Secondo me c'è stato un patto, lo dico all'ingegner Prezioso, la qualifica che più mi piace è quella del perito agrario, tra qualche perito agrario, qualche condonista, qualche costruttore, qualche imprenditore improvvisato, che ha detto: mi conviene più slacciare più che allacciare alla meno peggio, che mettermi in regola circa il dove va ciò che io consumo della mia quantità di acqua. A Turri Valignani, a Rosciano, a Manopello Scalo, a Cepagatti, a Spoltore, è un bombardamento di questi luoghi naturali che dovrebbero generare naturalmente il riordino dell'acqua usata. Quando c'è l'esondazione del fiume, che succede? Che succede, Giovanni? Si riprende tutto e miscela tutto. È così o no? Certo che è così, ma così come io voglio porre anche la questione, per esempio, dei piani di manutenzione. Ma è possibile che non si riesce a dotarci, circa la gestione del ciclo idrico, di un rigore progettuale programmato di interventi di manutenzione? Anche questo io ho visto a Tel Aviv. La criticità della conduzione è assolutamente previsionata. Non succede nulla, non se ne accorge nessuno, è così o no? Qui ogni volta che c'è una rottura succede la fine della civiltà, della conduzione della vita delle collettività. Ma da ultimo, ripetutamente, è possibile che accanto agli investimenti sulle cose ci sia un investimento anche per assumere expertise per fare gestione? O guardate che a dicembre il depuratore di Pescara, che oggi è in gestione privatistica da parte di Vincenzo, tornerà o alla gestione dell'ACA o alla gestione di un nuovo soggetto da individuare con gara. Io conosco tutti i santi perché ogni giorno li colloco nella mia agenda, comincio a fare preghiere. Lo sapete che questo è il destino cieco che ci attende all'orizzonte? Al 30 di dicembre termina la gestione privatistica, che io non sto qui delineando come la soluzione dei mali, ma è un tema che va affrontato dentro l'agenda della riflessione politica. Se a queste condizioni date ogni volta che c'è una rottura c'è l'ira di Dio, e che succede quando l'ACA riassume a sé la gestione del depuratore? Tanto di cappello a Di Vincenzo, dici tu, certo, ma io adesso non posso citare gli imprenditori notoriamente e non li voglio citare, però cito la questione straordinaria che si verifica a dicembre, per la quale ci dobbiamo cominciare a cimentare, a occuparcene, perché poi di sorpresa in sorpresa non previsionata poi arrivano i pugni allo stomaco. Se a questo momento ogni volta è un disastro, in attesa che noi facciamo queste grandi infrastrutture, e le faremo tutte nell'arco del breve tempo che un commissario deve impiegare, perché su questo ho già l'accordo col governo, e voglio che sia un commissario che possa derogare anche alle leggi, perché la legge tutela l'interesse legittimo, ma che cosa c'è di più legittimo di avere il mare blu nel più breve tempo possibile? E poi vi dichiaro che il 6 di settembre c'è la riunione al Consiglio Superiore, credo che sia l'ultima seduta nella quale ci viene validato l'intervento riguardante il taglio della diga foranea, per fare in modo che una quota, diciamo così, di ripristino della qualità della vita del nostro sistema adriatico del mare, del nostro mare blu, se lo prenda il mare stesso in carico attraverso il deflusso delle acque grazie al taglio della diga foranea. Che ha fatto la regione? Ci ha messo le risorse finanziarie, non è mai accaduto prima con questa intensità, mai. Sono oltre 200 milioni su tutta l'Abruzzo. Io non vi sto a dire adesso che anche alla costa dei Trabocchi abbiamo manchevolezze depurative. Gli impianti abitativi che ha fatto Pallante
10-12 anni fa, solo con i fossi IMOF a Rocca San Giovanni. Io mo, prima che me lo scrive qualcuno con l'intento del cercatore di lingotti d'oro, lo dico io perché l'ho appurato qualche giorno fa. Quindi nei fatti si è rivelata come una insufficienza di dotazione in questa regione nei lunghissimi anni passati. Io rendo certo, adesso arriverà Bonaccini, che con me è alla cabina di regia di Palazzo Chigi e amministriamo i fondi FSC nazionali, 52 miliardi di euro sono, abbiamo fatto in modo che si determini come priorità la materia depurativa. Ma non è che risolviamo Pescara dopo la grande emergenza di Pescara e si aprono altre falle, facciamo un'unica operazione, che è quella che io mi sarei atteso come consistenza descrittiva che io avrei voluto trovare presso la regione, una consistenza descrittiva del necessario. Io ci sono arrivato attraverso, diciamo, una specie di dialogo competitivo fatto con l'ARTA, con la ASL, con i comuni, con le associazioni, anche con alcuni articoli di stampa di qualità, con le Ombroni, che mi hanno fatto capire la grandezza di questa voragine, anche con gli operatori degli stabilimenti balneari. Alla fine ho razionalizzato qual è l'involucro da riempire sul piano dei finanziamenti, è l'involucro da riempire sul piano delle dotazioni infrastrutturali, però poi serve la capacità di gestione. L'esempio di Chicco Di Benedetto è che non è vero che se si fa bene si è in perdita, poi si è stati capaci di fare male e di essere in perdita. Io voglio anche fare in modo che dalla gestione del ciclo idrico vengano fuori capolavori anche di capacità di promozione economica, tipo quello che abbiamo visto a Tel Aviv, dove le rotture non fanno paura, le criticità, e dove addirittura dentro al ciclo idrico sono nate delle esperienze economiche di intrapresa pubblica formidabile. Investiamoci in cultura organizzativa, in cultura aziendale, dedichiamoci a creare una cultura anche delle risorse ripetute su questo fronte. Io sono venuto a dire questo alla comunità del mio partito. Io oggi non ritengo denaro speso inutilmente, non solo quello che deve fronteggiare le emergenze, ma quello che deve produrre eccellenza, anche perché saremmo degli insostenibili se dopo aver fatto una battaglia tipo quella fatta sul Mare Blu con il ritiro della norma che diceva sì a Ombrina Mare, e quella norma non è frutto della battaglia referendaria che noi abbiamo prodotto, noi abruzzesi, accanto alla Puglia e al Molise. Ma quando Renzi mi ha detto io cambio la norma, io ho detto bene, è cessata la materia del contendere. Ma fatta la battaglia sul Mare Blu attraverso la revoca di quella norma che dava luogo al via libera alle piattaforme petrolifere, è chiaro che se si ferma lì il Mare Blu e poi abbiamo le fognature che non sanno e non fanno nulla, siamo assolutamente insostenibili, inaffidabili. Ecco perché era bene fare il punto della situazione, svelare i numeri. Io ho una pagina del mio sistema digitale www.laregionedicelaregionefa, dove trovate tutti i numeri che finanziano questi interventi, compreso i 12 milioni e mezzo che sono di prossimo affidamento con gara da parte di HSPA. Ma di qui a qualche settimana partono le procedure del commissariamento per fare il nuovo depuratore. Però vi assicuro che ci serve anche la condotta dei singoli. La condotta dei singoli che è determinante, degli industriali, il consorzio di bonifica di Chieti che non deve fare operazioni, diciamo, dalla cinta in giù, caro Giampiero. Dobbiamo essere tutti uniti da un grande patto di moralità per il ripristino della qualità delle nostre acque. Io voglio ringraziare gli intervenuti e voglio ringraziare anche Giampiero che, poiché viene scomodato spesso per compiti difficili, ogni tanto si prende, diciamo, anche le gelosie e le invidie di chi non ce la fa a stargli dietro. Comunque Giampiero, noi ti chiederemo di aiutarci su questo grande lavoro e ti chiediamo
di prendere a calci tutti i ventisettisti, quelli che fanno con lentezza, quelli che non vogliono fare, quelli che esaltano tutto ciò che non si può fare, poiché qui c'è da fare molto e in fretta sul fronte di questa grande emergenza che abbiamo ereditato. Al sindaco che è presente chiedo, prego, affinché trovi subito le aree per fare il nuovo depuratore, così come lo chiederemo anche al sindaco di Spoltore e anche al sindaco di San Giovanni Teatino. Grazie di cuore, grazie a Giovanni che dovrà tanto aiutarci su questo fronte. Grazie. Grazie, grazie a tutti, nel ringraziare tutti gli ospiti che ci hanno così intrattenuto su questo argomento così importante, voglio dire che adesso dovremo incastrare negli orari, perché sapete tutti che c'è fra poco la partita del Pescara, c'è un video, una proiezione che metteremo qui, poi dopo ci sarà il saluto del capogruppo Rosati che sta arrivando e di Bonaccini, e poi dopo ci sarà il concerto di Bobby Solo. Grazie a tutti.